Buonasera amici, benvenuti per ascoltare insieme la parola del Signore. Tra due giorni è Natale e la liturgia di questa domenica è carica di attesa, dunque speranza di Natale è il tema di questa ultima puntata di Avvento. E speranza di Natale significa una speranza che va dritta al cuore della festa senza perdersi nel contorno. Speranza di Natale vuol dire cosa significa fare Natale. A nulla servirebbe celebrare anche mille volte Natale se Dio non nascesse nel tuo cuore. Di questa speranza abbiamo bisogno, che Gesù nasca in noi. E allora eccoci subito ambientati in quella che è la liturgia di questa domenica, l'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Come magari qualcuno di voi pensa che mi sto sbagliando, perché noi siamo abituati a sentire Angelus Domini nunziavit Mariae. Già, ma questo è Luca. Invece Matteo, e con l'inizio dell'Avvento noi stiamo leggendo il Vangelo secondo Matteo dà grande importanza alla figura di San Giuseppe. Non solo una volta, ma ben tre volte l'angelo del Signore va da lui, e sempre di notte, nel sogno della notte. Questo è il primo sogno di Giuseppe, il primo annuncio dell'angelo del Signore a Giuseppe. Gli altri due li sentiremo sabato prossimo, dopo Natale. Ma ascoltiamo il racconto secondo Matteo, siamo al primo capitolo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù, la nascita di Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve un angelo in sogno. Egli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Fermiamoci intanto su questa prima parte del racconto. Può sembrare appunto un racconto così, quasi una fiaba, ma in realtà è una pagina drammatica che ci fa entrare anzitutto nell'animo di Giuseppe, ed era notte. E voi capite quale notte qui abbiamo di fronte, non soltanto una notte cronologica, ma la notte della ricerca, del dubbio. Si tratta di una situazione incresciosa, difficile, imbarazzante. Insomma, la donna che lui amava si trova incinta e lui non c'entra. Dunque, che fare? Licenziarla in segreto era il massimo che poteva fare, perché la legge per sé chiedeva anche di esporla, e la condizione sarebbe stata terribile. Giuseppe, uomo giusto, dice la scrittura, è capace di andare già oltre la legge, è capace di quella giustizia più grande di cui parlerà Gesù sul monte. Oltre la legge si fida di Maria, e dunque niente licenziamento in pubblico, ma in privato. Stava pensando a queste cose quando l'angelo gli apparve appunto in sogno. E qui c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare. Cos'è il sonno per noi? Cos'è la notte? Non è forse il momento in cui lasciamo un po' cadere le resistenze, ci lasciamo andare, ci addormentiamo, appunto ci fidiamo? E allora, in questa situazione così di sogno, che cosa avviene? Avviene che per un certo aspetto lui continua con il suo pensiero, perché quel pensiero lo tormentava. Per l'altro arriva l'angelo del Signore a chiedergli quello che lui non aveva affatto previsto. E qui Giuseppe, permettete, è un grande. Giuseppe assomiglia ad Abramo. Giuseppe è l'uomo che non discute con Dio. Dal sonno della notte esce un altro uomo, un uomo trasformato. Di fatto quelle resistenze cadute nel sonno della notte sembrano poi cadere di giorno, perché che cosa fa quando è lucido e sveglio? Non dice una parola, ma destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, indica senza aver avuto relazioni sessuali, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Capite? C'è un discorso qui che l'uomo Giuseppe, l'uomo che ha il sogno, come proprio il suo omonimo della Bibbia, il sognatore, destatosi è un uomo trasformato. Fa, senza obiettare, quello che non aveva pensato. Si fida di Dio. Ma pensate un po', se Giuseppe avesse detto di no, basta davvero soltanto il sì di Maria?
Non è forse vero che il Signore si è trovato un magnifico padre venendo su questa terra? Un padre, Giuseppe, che è un uomo che sa ascoltare. Non semplicemente imporre il proprio volere, ma ascoltare. Un uomo che sa obbedire, un uomo che non si perde in chiacchiere, ma agisce, fa quello che Dio gli aveva comandato, proprio come Abramo. E allora, dov'è Piera? Vorrei proprio che ci cantasse "Quando l'amore chiama". Rispondigli, perché Giuseppe è un uomo così. Quando l'amore chiama, seguì. Accende luce nel buio della notte, ti fa guardare con occhi nuovi il mondo, si dona, ti apre il cuore. L'amore è rugiada che disseta l'amore. Giuseppe comincia una nuova avventura dopo quel sogno, l'avventura di un padre che genera in altro modo. Chi può essere definito padre, infatti? Soltanto chi genera biologicamente? Certo che no. E Giuseppe, proprio accogliendo il figlio di lei, di Maria, come se fosse suo, ecco che diventa il modello, direi, della paternità anche nella Chiesa. Diventa padre perché quel figlio lo ama come se fosse suo, gli trasmette la sua fede, i suoi valori, gli insegna un mestiere, gli insegna, direi, soprattutto l'arte di vivere, l'arte di amare,